eccoci sotto questo bellissimo orniello a commentare il Vangelo di oggi. Questo albero è chiamato anche albero della manna, che non va confuso con la manna che mangiarono i padri nel deserto, e tuttavia nel suo significato ci avvicina molto e ci aiuta a interpretare la pagina di oggi, nella quale Gesù, nel salutare i suoi, li invita, li esorta a non sentirsi soli, promette che sarà con loro, e come sappiamo il segno della sua presenza sarà il suo corpo divenuto pane. Tante volte lo abbiamo visto apparire ai discepoli proprio nel gesto o nel momento dello spezzare il pane con i discepoli di Emmaus in modo particolare. Ebbene, la manna da questo albero in alcune parti d'Italia viene attinta incidendo il tronco, da cui esce una sostanza dolciastra che è commestibile. E io penso che proprio l'esperienza del corpo di Cristo inciso sulla croce, da cui uscì sangue ed acqua, possiamo vedere il segno di una nuova manna che viene lasciata ai discepoli. Ma è anche vero che ai discepoli viene detto: come ho fatto io, così fate anche voi. Quasi a dire: siate anche voi alberi che si lasciano incidere per nutrire i propri fratelli. Non preoccupiamoci solo, come nella moltiplicazione dei pani, di quanto costa procurare il pane. Gesù dirà: date voi stessi da mangiare. E il nutrimento che sazia, noi lo sappiamo bene qual è quello che esce dal suo cuore ferito e dal nostro cuore ferito, da quel corpo inciso che può essere anche il nostro. Quando cioè superiamo quella soglia del fare facile, del dare senza fatica, ecco, quando veniamo incisi, è proprio lì che trasformiamo le nostre azioni in manna, in nutrimento spirituale. E questo si unisce, come vuole Gesù, per la salvezza.